Benvenuti, bentrovati, speciale medicina, domenica è sempre domenica. La scorsa puntata un argomento che ci ha preso e ci ha anche scoraggiato sotto certi aspetti e che riguarda quello che è a tutt'oggi un vero e grande problema di salute pubblica, il suicidio. Beh, le previsioni casisticamente parlando non sono state incoraggianti perché abbiamo scoperto che addirittura nel 2020 1,5 milioni di persone purtroppo moriranno per suicidio. Inoltre è stato anche riportato qui in studio che ogni 40 secondi nel mondo una persona decide di suicidarsi, mentre ogni 40 secondi una persona decide di affrontare il suicidio e però non riesce in questa che è una decisione drammatica che fa capo a quelle che sono a quelli che sono dei disagi proprio a livello della emotività, a livello della serenità sicuramente del sistema nervoso centrale, perché molto spesso i suicidi sono legati a delle patologie psichiatriche, ma non sempre così. E quindi dicevo, ogni 40 secondi un parasuicidio o tre parasuicidi. Suicidi, che significa praticamente la non riuscita di quello che è un evento drammatico e che spezza tante vite. E poi abbiamo anche affrontato l'argomento dal punto di vista della morte di genere, perché a quanto pare sono più i suicidi fra gli uomini che fra le donne, mentre i parasuicidi sono più frequenti nelle donne che negli uomini. E magari lì c'è un'azione manipolatrice, nel senso che si vuole un po' attrarre l'attenzione, una sorta di vittimismo per dire ho bisogno di te. Ma del resto, quante persone dicono io voglio vivere, aiutami a vivere, non voglio morire, e poi cadono nella depressione o in quello sconforto che gli fa di dentro io non posso continuare, io non ho motivo perché la soluzione ai miei problemi non esiste. Quindi un argomento che ci ha un po' scosso, no? Ha scosso gli animi di chi ha ascoltato sia in studio che a casa attraverso il piccolo schermo. Poi abbiamo affrontato invece un argomento che riguarda la donazione della vita rimanendo in vita e quindi quella che è la donazione del midollo osseo. Abbiamo ancora una volta spiegato che il midollo osseo non è il midollo spinale e abbiamo parlato un po' di come nel web la storia di Elisa, una bambina di 3 anni affetta da anemia mielocitica, una forma rara di leucemia, praticamente attraverso un appello fatto dal papà, incoraggiato dagli amici in una televisione nazionale, ha scosso così tanto gli animi, nel senso proprio della vita, di donare la vita rimanendo in vita, e anche ad Agrigento, il nostro centro trasfusionale, è stato per così, per modo di dire, intasato da tutti questi giovani volontari, anche meno giovani, e noi sappiamo comunque che il midollo osseo si può donare dai 18 ai 36 anni compiuti, che sono venuti a dimostrare quello che è il forte senso di solidarietà che ognuno di noi dovrebbe possedere, invece purtroppo spesso è carente, soprattutto nei giovani distratti da altre cose. E io dico sempre, dentro di noi geneticamente probabilmente ci sono dei geni egoisti. E beh, sconfiggiamo questi geni egoisti e facciamo uscire fuori quello che è l'altruismo, fare del bene agli altri e non pensare soltanto a noi stessi. Vi presento subito gli ospiti in studio di oggi, con me il direttore Carmelo Schumé della unità operativa complessa di chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia, ma anche professore universitario, poi ci spiega un po' questo legame con il nostro reparto al San Giovanni di Dio in chirurgia. Accanto al professore Carmelo Schumé, il dottore Luigi Argento, farmacista, anche lui presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E allora, professore, direttore Carmelo Schumé, allora questo, iniziamo subito così un attimo per capire questo rapporto con l'università e la chirurgia generale del nostro ospedale San Giovanni di Dio. Dell'invito, buonasera. In seguito ad un protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università degli Studi, c'è stata la possibilità di convenzionare un professore in seguito a richiesta delle ASPRE periferiche. L'Università di Palermo può fare questo tipo di contratto. Convenzione, per meglio dire, tra l'Università di Palermo e Caltanissetta, Agrigento, Sciacca e i vari Cefalù
e vari ospedali cittadini che ci sono a Palermo. All'epoca il direttore generale Ficarra, poiché la sede della chirurgia generale dell'endoscopia era vacante, allora ha chiesto al magnifico rettore di avere la possibilità di stipulare una convenzione tra l'università ed Agrigento, e così è stato. Hanno individuato il sottoscritto, poiché sono professore associato di chirurgia generale, e quindi dal mese di ottobre 2016 che dirigo la unità operativa complessa di chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia, pur rimanendo docente a Palermo per le lezioni, i seminari, le stesure delle tesi di laurea e tutte le esercitazioni, o per meglio dire i tirocini post laurea o prelaurea degli studenti del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, che sono circa tra quarto e quinto anno di corso. Bene, e allora adesso invece una parolona, direi io: colangio, pancreato, grafia, retrograda, ascendente, bilaterale, non so, chi più ne ha più ne metta, e ci scherziamo un po' su, ma vogliamo un po' tradurre e dirla correttamente? Allora, in termini, l'acronimo è ERCP, che sta a indicare una colangio, pancreatografia, retrograda per via endoscopica. Questo è un esame che si svolge per via endoscopica, ma al 50% con la radiologia, perché la via biliare principale si può vedere soltanto in seguito a una somministrazione di mezzo di contrasto, e quindi per via radiologica. È un esame che contemporaneamente è diagnostico e terapeutico, sia per patologie benigne delle vie biliari che per patologie maligne. Patologie benigne fa dalla parte del leone, la fa la calcolosi della via biliare principale, quindi calcolosi del coledoco, calcolosi della via biliare principale intraepatica o extraepatica. Per diciamo essere più semplici, certo, i pazienti che diventano gialli, cioè littero, in questo caso littero di tipo ostruttivo, littero chirurgico, e la nostra unità operativa di chirurgia endoscopica, in questo caso, nell'anno che è passato, abbiamo raccolto con precisione 249 itterici provenienti da tutti i presidi ospedalieri dell'ASP di Agrigento, oltre che di altri nosocomi come Mazzarino, Gela, Caltanissetta, Mazzara del Vallo, perché è una metodica di nicchia dove pochi specialisti diciamo, sono dedicati a questa patologia un po' particolare. Ma no, scusi, professor Schumann, allora, ma che cosa succede a livello del dotto biliare? Noi sentiamo spesso dire colangite, no? Tutto ciò che finisce in ite, in medicina significa infiammazione. Ma è dovuta a batteri o è dovuta a calcoli? Ecco, per capire un po', perché poi si interviene endoscopicamente. Un po' l'uno, un po' l'altro, perché la via biliare la dobbiamo considerare come un fiasco che è aperto, però ha una sola via di uscita, cioè la papilla di Vater all'interno del duodeno, cioè della via dell'intestino. Per cui se qualcosa occlude, chiude, ostruisce questa papilla, questo sbocco a livello del duodeno, della bile, che sappiamo che è molto importante nei fenomeni della digestione, perché i grassi non si possono assorbire senza la bile, e allora si chiama ittero di tipo occludente o ostruttivo, sì, o chirurgico, che sono sinonimi. Per cui la bile che ristagna si può avere una virulentizzazione, cioè sì, i normali batteri intestinali diventano più aggressivi, e quindi si viene a formare quella che giustamente lei chiama ite, cioè la colangite, cioè la flogosi suppurativa con il pus all'interno della via biliare. Capite bene che questo fiasco, se non c'è una via di uscita,
e il pus conquista tutto. Certo. E quindi anche il fegato. Il fegato che può portare a uno shock che si chiama shock di tipo settico e che purtroppo ha una mortalità che arriva anche al 70%. Altissima. Quindi si impone la liberazione, la disostruzione. La disostruzione, il termine esatto, è quello della via biliare. Ed è quello mandatorio. Se non si disostruisce la via biliare, il paziente purtroppo è destinato a una fine infausta. Per cui è un intervento che, prendendoci la mano, dura anche un quarto d'ora, dico 20 minuti. Salva la vita assolutamente. Viene fatto in sedazione come se fosse una gastroscopia, si disostruisce togliendo il calcolo, o se non ci si riesce si può mettere una protesi. Oggi il nostro commissario, l'ingegnere Gervasio Venuti, nella sua lungimiranza ci ha acquistato un'apparecchiatura che viene chiamata spyglass, cioè non è altro che un occhio che entra in questo endoscopio e che guarda all'interno del fegato attraverso la via biliare, con il quale, inserendo a sua volta una fibra laser, noi riusciamo a bombardare questi calcoli vedendoli direttamente. Oppure possiamo fare delle biopsie, delle stenosi. Ecco perché dice curativa, anche perché si può, insomma, si leva, si cura, si fa diagnosi, insomma tutto. Si possono fare delle biopsie all'interno di un tumore che altrimenti è difficilissimo andare ad eseguire, e quindi noi sappiamo la natura di quella stenosi, certo. E quindi possiamo provvedere mettendo le protesi. Che in questo caso devo dire sono delle protesi che sì, costano un po' care, però sono metalliche, autoespandibili, perché hanno la memoria e che il povero paziente ne usufruisce e non ha bisogno di nessun altro tipo di intervento. E questa protesi metallica è affinata in modo tale che il paziente potrà nella sua vita eventualmente effettuare una risonanza magnetica, andare in aeroporto, ci sono delle strutture ormai, che consentono. Ormai il metallo che si usa in questi casi è un metallo RM compatibile, cioè compatibile con un esame di risonanza magnetica. E non dà nessun tipo di problema. Consideri che normalmente la maggiore protesi di diametro che si poteva mettere a 0,03 mm, questa invece arriva anche a 10 mm di quindi immaginiamo. Veramente fantastica. Allora, professore Schumer, parlando un attimino della infiammazione del dotto biliare, allora i calcoli, c'è una prevenzione? Perché potrebbero anche star lì per anni e anni, cioè arrivare a questa situazione così grave di complicanza, perché poi alla fine è una complicanza, no? Il fatto suppurativo, cioè la presenza del pus, l'infezione, quello che ha spiegato poco fa. Ecco, siccome si suol dire che spesso un paziente può avere questi calcoli anche per 10 anni, 8 anni, 5 anni e non dare segno, insomma, di presenza, è possibile una cosa del genere attraverso una prevenzione? Come facciamo a sapere che da un momento all'altro possiamo andare incontro a questa complicanza? A noi piace molto la prevenzione, tant'è che, come si ricorda, abbiamo fatto delle riunioni sulla breast unit per la mammella e per la prevenzione del cancro del colon retto, con lo screening, sì. Il nostro ospedale è diventato centro pilota. Purtroppo dobbiamo constatare che non c'è una prevenzione, perché dipende da noi stessi, dal quantitativo di colesterolo che ingeriamo e da alcuni enzimi che non riescono a trasformare il colesterolo in sali biliari. Tanto è vero che nei bambini, sino a bambini e adolescenti, teenagers, sino a 19-20 anni, è difficilissimo che noi troviamo calcolosi della colecista, a meno che non siano pazienti con talassemia, insomma, patologie particolari. Perché man mano cresciamo, succede che questo enzima, come se esaurisse la sua funzionalità. Invecchia pure lui. Invecchia pure lui e se ne produce di meno. Per cui il trasformarsi del colesterolo in sali biliari, se vogliamo utilizzare dei termini un po' particolari, possiamo dire il buono e il cattivo, il colesterolo cosa fa? Precipita e si forma un piccolo nucleo, un piccolo sale di colesterolo.
su questo come effetto palla di neve si vengano a formare calcoli. Consideri che è una patologia che colpisce l'11% della popolazione italiana. Siamo, e quindi è una percentuale molto siamo alta. Siamo 60 milioni e quindi abbiamo più di 6 milioni di persone che soffrono di calcolosi della colecisti. Mentre la via biliare principale è quella che inizia all'interno del fegato e la percentuale di calcolosi della via biliare principale si limita, per nostra fortuna, al 15%. È per nostra fortuna. Dico, ma bisogna essere, se, secondo lei o secondo gli studi scientifici, non so se la letteratura questo lo riporta, ma io vi invito perché si faccia conoscenza delle cose che noi non sappiamo. Ecco, c'è una predisposizione genetica? O questa enzima comunque vale per tutti, che è la funzionalità che va scemando? No, è una predisposizione genetica per la mancata o per, diciamo, riduzione di produzione di questa enzima. Lei consideri che ci sono delle popolazioni, come per esempio i Navajos, indiani d'America, che più del 90% hanno la calcolosi della colecisti. Più del 90% hanno la calcolosi della colecisti. Comunque altissima, quindi, questa percentuale. E siccome loro si sposano sempre tra di loro... Allora vuol dire che sicuramente una predisposizione genetica. Certo, si sarà selezionato un gene che viene trasmesso a padre figlio. Per nostra fortuna non abbiamo una grandissima percentuale. Consideri che in Italia oggi si fanno 100.000 colecistectomie per via laparoscopica per calcolosi. Negli Stati Uniti d'America si arriva a 300-400.000 all'anno. Mamma mia, sono di veramente... calcolosi, che per fortuna per via laparoscopica... Vabbè, magari in America, professore Sciume, siccome mangiano quello che è il cibo spazzatura, probabilmente questo povero enzima non ce la fa proprio con il colesterolo, perché loro non hanno la nostra dieta mediterranea. Anche questo in parte ci difende tantissimo, a noi, ai greci, insomma, e anche in Marocco hanno la dieta mediterranea. Insomma, rappresentiamo noi quelli che hanno più longevità rispetto ad altri, e questo grazie allo stile di vita inteso come dieta. E allora, un po' per capire... Quindi lei poi diceva che la bile è molto importante, perché è quel qualcosa che viene prodotto dal fegato, conservato in una sacca, che è la cistifella o colecisti, che dir si voglia, e questa bile sta lì e viene poi emessa nell'intestino nel momento in cui noi mangiamo, per poter digerire i cibi. Ma molta gente si chiede, ma nel momento in cui io affronto ed effetto, cioè effettuano su di me la colecistectomia, e quindi non ho più questa, come chiamarla, questa saccarella, è una sacca di contenimento, ecco, come faccio a digerire i cibi? La bile viene prodotta ogni secondo dal nostro fegato, è un produttore di bile inesauribile. È sempre arrabbiato. È a ciclo continuo. La colecisti nell'interpasto conserva la bile, perché può contenere 100-150 centimetri cubici. Sì. Quando si mangia, specialmente si mangia magari un po' più pesante, e allora ci sono altri enzimi che stimolano la contrazione di questa viscere, che si chiama colecisti, e quindi in quel momento che abbiamo più bisogno ne arriva di più. Tant'è vero che la colecisti viene chiamata via biliare accessoria. Mentre non si può fare a meno della via biliare principale, ma si può fare a meno certamente della via biliare accessoria. Quindi non è la principale protagonista. No, la bile viene prodotta nel fegato a ciclo continuo. Ecco perché si può vivere tranquillamente senza colecisti, perché il fegato ha quegli enzimi che gli danno il segnale di produzione quando noi mangiamo, e quindi la vita non cambia. In quel momento abbiamo più bisogno ne arriva di più. E allora? Molti pazienti che hanno effettuato questo tipo di intervento lamentano, per almeno 12 mesi dall'intervento, una cattiva digestione. È un fatto psicologico? È un fatto vero? Allora, nel 5% con precisione dei pazienti che subiscono una colecistectomia si avverte una sindrome che viene chiamata sindrome post-colecistectomia, che è una dispepsia, non voglio usare parolone, dispepsia significa una alterata digestione, che a volte può essere più lenta, a volte può essere più laboriosa, qualche volta può venire un po' di diarrea, perché il nostro corpo si deve abituare a questa immissione continua
di bile. Ecco perché ha la sua importante funzione la colecisti. Non è importante per la vita, ma è importante nell'equilibrio, nell'omeostasi. Perché è il raccoglitore di ciò che il fegato produce frequentemente. Per cui la immette quando c'è bisogno. Per cui in questo 4-5% bisogna avere solo un po' di pazienza. E poi si torna tutto nella norma. Perché il nostro corpo ha bisogno un certo periodo di tempo per essere per abituarsi. Consideri che la prima colecistectomia non data tantissimo, quella che è riuscita. Data nel 1888, il professor Langebuch è quello che per primo ha fatto la colecistectomia e quella per via laparoscopica è stata fatta nel 1987, la prima colecistectomia per via laparoscopica. Adesso più del 95% di tutte le colecistectomie le eseguiamo per via laparoscopica, cioè con i 4 buchetti o i 3 buchetti addirittura, per poter togliere questo. E si ricoverano lo stesso giorno dell'intervento. E lo stesso giorno ritornano a casa? Vengono operati, no, vengono operati, rimangono 48 ore da noi e poi vanno via a casa. Vabbè sì, certo, mi sembra anche giusto. Però lei ha detto ma una cosa. Io penso che arriveremo anche alla cosiddetta colecistectomia, in pazienti selezionati. Sì. In pazienti selezionati possiamo arrivare anche al cosiddetto day surgery. Ecco, quindi potremmo anche arrivare a questo, cioè ritornare a casa dopo l'intervento e vabbè, magari ognuno risponde in maniera diversa per carità, però attraverso il laparoscopio, insomma, diciamo, è sempre un intervento chirurgico con i rischi probabilmente legati ad un intervento chirurgico, però... È una modalità di accesso diverso. Sì. Non cambiano i tempi chirurgici. Non cambiano. E quindi... Allora il tempo chirurgico è sempre uguale, cambia la modalità di accesso. Invece di fare... un taglio, sì, come si faceva una volta, chirurgia open, si fa con mini intervento invasivo. Esatto, attraverso questa apertura sulla parete laterale dell'addome centrale con 3 buchini o 4, poi lei mi spiegherà perché 4 in alcuni e 3 in altri. Perché cioè, a volte cosa sono dipende. Pazienti parecchio pesanti, nel senso che hanno un indice di massa corporea elevato, in poche parole, o quelle che sono in abbondante sovrappeso o quelle obesi. Sì, e allora in questi c'è il fegato che è caduto, c'è la colecisti che ha avuto un episodio di colecistite e allora mettere un trocar di 5 mm in più non succede. Esatto, no. È una garanzia, perché una sicurezza. Alla guarigione sembra un graffietto di un gatto, una cosa sì. minima. Eh sì, e allora... Io un'altra domanda volevo farle riguardo la colecistectomia, questi intervento. Dunque, noi parliamo di laparoscopia, quindi parliamo di un intervento che lei descrive in maniera semplice, però bisogna avere anche una manualità non indifferente. Allora, c'è un rischio nel far uscire fuori la cistifellea da uno di questi buchi? Oppure può capitare qualche volta che la cistifellea è così grossa, così abbondante da avere difficoltà? Nel senso, si può rompere? Ecco, questa è la mia domanda. Se si rompe, che succede? Allora, in questo anno... Questo è come la rottura dell'utero che non si chiede mai il ginecologo, lo capisco, però è giusto anche giusto, sapere, giusto no? Giusto saperlo, sì. In quest'anno che sono stato ad Agrigento abbiamo fatto 180 colecistectomie. La mia no. Spero mai. Ce l'ho ancora. Spero mai. Spero mai. Ogni qualvolta finiamo, abbiamo una borsa, chiamiamola così, che sì. si chiama endo bag, cioè endo borsa, cioè che significa all'interno, in cui noi catturiamo, dopo che abbiamo scollato la colecisti dal letto del fegato, mettiamo questa colecisti dentro questa sacca, questa borsa, la chiudiamo e quindi per l'intanto è coperta, e non, anche se ci sono calcoletti, ci sono bile, non può uscire perché è chiusa. Poi, se di solito esce, perché è il buchetto quello dell'ombelico, che è di 10 mm, lo possiamo dilatare, possiamo portarlo a 20, possiamo portarlo a 30, non succede niente. Quindi questa è una nuova cosa, professore? Si esce con l'endo bag, che costa 30 euro, 40 euro, ormai le industrie per fortuna si favoriscono in tutto questo. Tutto evidentemente eseguito con una certa ci voleva malizia. Una correzione in tal senso, c'è quindi stata. Si esce questa endo bag, poi si rimette di nuovo il trocar,
si lava, si pulisce, si guarda, se c'è bisogno si mette il drenaggio, se c'è stato un po' di sanguinamento, se c'è stato qualche cosa, se no non si mette neanche quello, e poi va via. Perché, veda, la filosofia della laparoscopia non è quella della sola estetica, ma è quella che lei mette all'interno del nostro corpo un occhio che guarda tutto, guarda il fegato, guarda lo stomaco, la milza, il pancreas, il colon, la vescica, nel caso di sesso femminile l'utero, le ovaie. Lei sta parlando di quel micro robot, di quella micro... No. È una telecamera che guarda dentro, con un occhio che guarda tutto, che per ogni intervento è d'obbligo, mandatorio, andare a fare una esplorazione. Ovviamente. È come quando facciamo nei bambini, anche negli adulti, le appendicectomie, che a volte, lei lo sa, è una diagnosi tipo clinico, però a volte può nascondere altre cose. Per cui la filosofia della laparoscopia è un po' particolare, perché è omnicomprensiva. Cioè noi entriamo e mettiamo un occhio dentro, senza aprire la pancia, perché mettendo l'anidride carbonica a 12 mm di mercurio, noi formiamo una cupola. E in questa cupola noi possiamo andare a guardare tutto, dalla regione epatica alla regione inguinale, alla regione uterina, a tutto. A tutto. Allora, professor Sciumè, tanto tempo fa succedeva purtroppo un errore, definito così in chirurgia, quello di fare appendicectomie in donne o in ragazze o in adolescenti che in realtà avevano un'infiammazione all'ovaio, per esempio. No? Il fatto che si trovasse a destra, questo portava ad errori diagnostici. Ma lei una volta ha detto una frase bellissima in trasmissione: piccolo taglio, grande chirurgo, no? Adesso la chirurgia è cambiata, cioè ci sono adesso... Lei sta spiegando tantissime cose, però ecco, ci incoraggi, perché andare dal chirurgo è quel momento che fa sempre terrore a tutti noi. E del resto cosa studiavamo? Il chirurgo arriva lì, non dico per distruggere, perché ci salva la vita, però sicuramente il chirurgo toglie ciò che non è più salvabile. Adesso la chirurgia, lei parla di prevenzione, una gran bella parola, no? Sì, allora, io in realtà mi riferivo ai chirurghi passati che dicevano grande taglio, grande chirurgo. Adesso le cose sono cambiate, perché adesso con la laparoscopia abbiamo la fortuna, noi come operatori, che mettiamo a disposizione di tutta l'intera popolazione, di andare a vedere di che si tratta. Perché lei ha messo proprio il dito sulla piaga, sindrome destra si chiama, specialmente nelle donne, perché là c'è l'utero, l'ovaio, la tuba uterina, l'appendice, l'ileo, che a volte si tratta di un morbo di Crohn, a volte si tratta di una semplice colica renale, perché là sotto passa l'uretere che va a sboccare nella vescica. Quindi ci sono 6 patologie. Cioè non soltanto la... A destra. Per cui quando lei mette un laparoscopio, già ha fatto diagnosi. Certo. E se vede che c'è un appendicite, toglie l'appendice. Se vede che c'è un'annessite, e allora o lo fa lei o chiama il ginecologo, che l'abbiamo a 5 metri di distanza. Se invece non troviamo nulla, laviamo, guardiamo, perché qualcosa ci doveva essere, e dopodiché possiamo fare dei prelievi di liquido, possiamo fare dei prelievi di tessuto, possiamo fare tutto. Ma le posso dire una cosa? Con ma in tutto questo non ha nominato mai il coadiuvare, il dubbio diagnostico da parte di un laboratorio di patologia clinica? Anche lì non servono per poter discriminare una cisti ovarica, non lo so. Perché non andiamo noi a operare subito, però a volte ci può essere la coesistenza di tutte e due. Certo. Consideri per esempio che se noi abbiamo 20.000 globuli bianchi, li può avere l'annessite, li può avere l'appendicite, oppure non averli affatto, li può avere il morbo di Crohn. Certo. O nei pazienti per esempio defedati o anziani, noi abbiamo delle patologie suppurative come un'appendicite che sono devastanti, ma hanno 6.000 globuli bianchi. Lo so. Nei pazienti anziani, defedati, questi di qua, noi purtroppo ci inganna. La clinica, bisogna rimanere sempre ci dei inganna, clinici, per comunque, cui anche io insegno semeiotica chirurgica, quindi... per cui dico sempre agli studenti che vengono, sia in prelaurea che in posti laurea e specializzanti, di non abdicare agli esami
di strumentali, ma di avvalersi delle nostre mani e della nostra conoscenza, perché il momento clinico è quello dell'arte medica, chirurgica principalmente, perché ci informa di tantissime cose. Poi a supporto possiamo fare la TAC, possiamo fare la risonanza, possiamo fare la qualunque, ma non dimentichiamoci che siamo medici, perché altrimenti anche il mio portiere può dire: hai mal di stomaco, fatti una TAC. Certo, certo, è giusto così, è giusto. E allora, ecco, diciamo, però guardi che lei mi ha cambiato la frase. Sì, è vero che gli antichi dicevano grande taglio, grande chirurgo, ma noi lo avevamo cambiato in piccolo taglio, grande chirurgo. Adesso. Io lo ricordavo perfettamente, quindi la chirurgia comunque è cambiata. Volevo farle una domanda, poco fa lei ha parlato di leite terminale, cioè vale a dire di morbo di Crohn. Il morbo di Crohn è un'affezione cronica che può colpire l'apparato digerente sin dall'esofago fino alla parte distale, terminale dell'intestino, giusto? Ecco, ma ce ne sono dei casi? Sono frequenti i casi di morbo di Crohn dalle nostre parti? Allora, io personalmente ho creato un registro delle cosiddette IBD, cioè Inflammatory Bowel Disease, cioè o in italiano la sigla è MICI, malattie infiammatorie croniche intestinali, che sono morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa. Abbiamo tenuto un congresso a settembre ad Agrigento all'Ordine dei Medici. Ci sono delle linee guida ben precise sia nella fase diagnostica che nella fase terapeutica. Per cui il morbo di Crohn purtroppo è una malattia che colpisce i giovani dai 18, 19 ai 30 anni come primo picco, il secondo picco si ha intorno ai 60 anni. Quando Crohn la diagnosticò dicendo che era ileite terminale perché si localizzava quasi esclusivamente nell'ultimo tratto del piccolo intestino o ileo, ecco perché è terminale. Ma dopo, come giustamente ha detto lei, può colpire dalla bocca sino al retto, all'ano. Per cui è una malattia che saltella, cioè ha dei segmenti in cui possiamo avere 20 centimetri di malattia, poi un metro e mezzo, due metri, che è normale, e poi di nuovo altri 20 centimetri. E allora è una malattia di natura medica. Il chirurgo interviene solo ed esclusivamente nelle fasi delle complicanze, che sono fondamentalmente due, le stenosi e le fistole. Cioè le stenosi sono dei restringimenti? Restringimenti dell'intestino che possono portare anche alla occlusione intestinale. O le fistole, cioè delle perforazioni tra l'intestino e la vescica, tra l'intestino e l'intestino, tra l'intestino e il colon, oppure possono creare le fistole anali. Per cui il morbo di Crohn è veramente una patologia piuttosto severa. Seria, impegnativa. Anche la rettocolite ulcerosa nella sua forma espansiva, cioè quando colpisce con una superficie dal retto sino al cieco, e allora comprende quasi 1,80 m di intestino, ma si ferma lì, per fortuna si ferma lì, non va avanti. Volevo farle un'ultima domanda. Allora, lei ha detto fistole, no? Quindi mi si accende un attimo una curiosità. I giovani, spesso i maschi, soffrono di fistole anali, no? Subiscono l'intervento, anche i dolori, penso anche il disagio che ne consegue da questa. Che cosa succede? C'è una soluzione di continuità? Insomma, voglio dire, deve essere anche maleodorante, deve essere anche limitante, insomma, ci sarà grande dolorabilità. Perché capita che dopo l'intervento subentrano le recidive? Perché? Allora, il motivo principale è che la fistola anale o perianale bisogna saperla identificare e ben classificare. Perché se non si classifica bene non si capisce dov'è l'orificio interno. Si vede solo quello esterno e non si vede quello interno. Per cui se noi poniamo il paziente in posizione ginecologica e quindi c'è la circonferenza anale e facciamo l'equatore, allora c'è una legge che si chiama legge di Goodsall. Questa legge dice: se l'orificio fistoloso esterno si trova al di sotto dell'equatore, e allora quella è una fistola complessa a ferro di cavallo. E bisogna fare un certo tipo di intervento. Se invece, per fortuna del paziente,
La fistola, l'orifizio fistoloso esterno, si trova al di sopra dell'equatore, è una fistola diretta più semplice. Questo, diciamo, in linea di massima, anche per linea di massima, per dirlo anche ai colleghi più giovani che si cominciano a interessare di queste patologie. E poi bisogna vedere quella che a mio avviso è fondamentale, il rapporto tra la fistola, questa che noi definiamo una ulcera tubulare, perché è un tunnel che collega due cavità, cioè la cavità, perché la fistola anale origina sempre dall'ano, non origina dall'esterno, va dall'ano, dalle cripte del Morgagni all'esterno. Bisogna vedere se il rapporto con lo sfintere anale. Cioè con il muscolo che sta attorno... Con i due muscoli, sì. Consideri... Posso fare certo, un... Certo, ci mancherebbe. Questo è lo sfintere anale interno e sopra, concentricamente, abbiamo lo sfintere anale esterno. Sì. Questo esterno lo comandiamo con il cervello. Certo, se abbiamo... che si apre solo al cessare della volontà. Se abbiamo bisogno lo contraiamo, no. Questo invece non lo possiamo contrarre perché è automatico. Sì. E allora bisogna vedere il rapporto tra la fistola e questi due sfinteri. Perché se noi non capiamo dov'è la fistola... E allora possiamo rendere incontinente il paziente, perché tagliando lo sfintere... Si tagliano le fibre nervose? Si tagliano le fibre muscolari. E quindi non abbiamo più la possibilità della contrazione e quindi ritorna bambino che non può controllare più le feci. No, lo sai che cosa pensavo? La fibra muscolare si può rigenerare, si può riprendere, incontinente a vita io. Si può risuturare, però cosa succede? Che se noi sappiamo già che è una fistola è al di qua dello sfintere, quindi intrasfinterica, e allora possiamo tagliare e renderla e metterla a piatto, formando una incisione e quindi cauterizzando tutto il fondo sanioso. Se invece noi sappiamo che è una fistola che attraversa lo sfintere, allora dobbiamo fare un altro tipo di intervento, cioè di incidere ma di lasciare una cosa che si chiama setone, quindi tirare, annodare, man mano va guarendo, lo sfintere va cicatrizzando, se no la pena è grandissima, quella. Quindi come tutte le cose bisogna saperle inquadrare, sapere intervenire, la teoria, la pratica, e avere anche una certa esperienza, perché questi poveri pazienti devono essere studiati per bene prima dell'intervento. Ecco che qua interviene anche la radiologia, perché mettendo un po' di mezzo di contrasto noi andiamo a vedere questo tunnel dove parte e certo, dove arriva. Come si muove, da dove parte. E le recidive nascono da una cattiva collocazione. Le recidive avvengono proprio perché non si studia bene prima il paziente, e allora è la pena che paghiamo dopo, a meno che non sia un'altra fistola. E quindi non è una recidiva, ma è la nascita di un'altra fistola. Però che sfiga in questo caso, eh? Però la perché fistola... come può venire la prima volta, può venire una seconda volta. Oh, mamma mia, veramente, è un flagello questa fistola. Con chiunque io parli, tanti ragazzi dicono, no, di aver avuto questa bruttissima esperienza. Grazie, professore Schumann, è stato chiarissimo, argomenti che non sono facili da spiegare, però li ha resi abbastanza semplici e abbiamo capito un po' tutti tutto. Adesso siamo tutti dei bravi clinici e chirurghi. Grazie. E allora, dottore Luigi Argento, farmacista, allora io una domanda voglio porla subito. Ma il farmacista può essere inquadrato nel privato e nel pubblico a livello del Sistema Sanitario Nazionale? È una cosa che genera un po' di confusione. Esiste un farmacista privato? Allora, se vuole la mia opinione, a mio avviso le due figure potrebbero coesistere, nel senso che sono vicendevolmente l'una la continuazione dell'altra. Da un punto di vista normativo, ad oggi, nonostante sia entrato da poco il decreto concorrenza che prevedeva anche una sorta di coesistenza tra i due ruoli, a quanto pare, secondo dei pareri che sono stati richiesti all'ufficio legislativo, le due figure non possono coesistere. Secondo la mia opinione possono coesistere perché di fatto il farmacista ospedaliero o territoriale
non è che è un'articolazione più specialistica del farmacista che opera invece a livello periferico nelle farmacie convenzionate. Di fatto le farmacie convenzionate non sono altro che poi l'espressione sul territorio in maniera capillare del nostro lavoro, della nostra professionalità, quindi esprimono e dovrebbero, a mio avviso, ancora di più esprimere e garantire un'assistenza farmaceutica a tutto tondo, perché riescono a coprire in maniera più capillare la richiesta di assistenza farmaceutica, che non si esaurisce nella semplice dispensazione del farmaco, ma si articola in delle risposte che possono essere più articolate, più complesse, anche più esaustive alla richiesta da parte dei pazienti, vale a dire nella consulenza, nell'assistenza, nel raccogliere poi quelli che sono dei segnali o delle indicazioni dovute alle terapie farmacologiche, che di riflesso poi tornano utili ai medici, agli specialisti e al medico di medicina generale. Allora io le chiedo, magari è stato già detto, no, nel contesto della risposta, però per essere ancora più chiari, noi parliamo di pazienti, stacchiamo un attimo e parliamo di utenti, di utenza. Allora l'utenza potrebbe venire con una richiesta rossa, quella del medico di famiglia presso la farmacia di un nosocomio, e prelevare dei farmaci? Allora, ad oggi la legge non lo consente. Per la verità il decreto 150 prevede di fatto che il paziente, all'atto della dimissione ospedaliera, ad esempio a seguito di visita specialistica e ambulatoriale, abbia diritto ad accedere al nostro servizio di farmacia esterna, che è quello che poi si rivolge ai pazienti appunto all'atto della dimissione, e ricevere quella che è la terapia prevista, prescritta per il primo mese di terapia o anche per periodi chiaramente inferiori. Questo non è altro che il primo step di una presa in carico del paziente, che poi viene continuata dalla farmacia, dal farmacista territoriale, quindi dalla farmacia convenzionata sul territorio. Però il paziente esterno ad oggi accede ai nostri servizi di assistenza farmaceutica esterna solo in alcuni specifici casi che la legge prevede, tra cui appunto il morbo di Crohn o ad esempio le malattie rare, che adesso purtroppo sono chiamate così ma non sono più rare, nel senso che coinvolgono un'ampia platea di pazienti, o ad esempio nel caso dell'assistenza nutrizionale o malati oncologici o nella terapia del dolore. Lì noi ci facciamo carico di questi pazienti esterni che accedono ai nostri servizi e ricevono l'adeguata assistenza farmaceutica. Ma questo è importantissimo, infatti io ho avuto modo di appurare come la farmacia dell'ospedale entri nel vivo della conversazione della tipologia di paziente, delle problematiche legate al paziente che fa le cure palliative. Questo è importante, quindi la figura del farmacista in un contesto nosocomiale è molto cambiata negli ultimi anni. Assolutamente. C'è una rivalorizzazione oppure c'è semplicemente un nuovo introito di quelle che sono purtroppo le patologie che lei diceva rare, che in realtà ormai non sono più rare, oppure la terapia di fine vita, insomma. Se mi permette una battuta, con il permesso del professore, poco fa il professore diceva che si occupa e insegna semiotica all'università. Lui sostanzialmente è il nostro Umberto Eco della medicina, nel senso che Umberto Eco era uno specialista dei segnali, dei segni, e raccoglieva bene quelli che in ambito letterale erano i segnali. Così, alla stessa stregua, cerchiamo di fare noi nel raccogliere quelli che sono i segnali da parte dei pazienti. E poiché soprattutto in quella che è l'assistenza della terapia del dolore, spesso e volentieri non abbiamo a che fare col paziente direttamente, per ovvie ragioni, perché le condizioni cliniche certo. dello stesso non consentono un accesso ai nostri servizi, ma bensì li abbiamo con i caregiver o con i familiari, cioè coloro che sono preposti a ritirare i prodotti necessari alla cura e al trattamento del dolore del paziente, che spesso purtroppo si tratta di un paziente terminale, oncologico. Comunque cerchiamo di dare le dovute informazioni, ma anche di capire quelli che sono i segnali, per riuscire a fornire poi delle informazioni utili nel trattamento di quella scala analgesica che si deve raggiungere gradualmente, mai repentinamente, e consentire quindi una qualità di vita che sia quanto più ottimale. Addizionabile alla quantità.
qualità, possibile. Insomma, certo, a certo. Questo poi chiaramente si associano tutte quelle che sono le problematiche legate all'aspetto nutrizionale del paziente, perché a questo si associa una condizione, uno stato di malnutrizione dello stesso, che quindi lo debilita e lo mette nelle condizioni di reagire in maniera ancora più negativa rispetto alla patologia in se stessa. Quindi cerchiamo di raccogliere tutte queste informazioni e di riflesso poi fornire delle indicazioni che ritornino utili al paziente, ma soprattutto alla qualità di vita del paziente e dei loro familiari che lo hanno in carico, che certo, chiaramente sopportano un peso notevolissimo. E quello che ha detto ovviamente mi ispira a farle una domanda. Una volta il farmacista era colui la quale, insomma, dietro il laboratorio che ci stava nel negozio, tra virgolette voglio dire negozio di farmacia, preparava i farmaci, preparava insomma dei composti che potessero lenire le sofferenze, eccetera. Negli anni questo si è perso e quasi si è pensato che il farmacista fosse un bottegaio, un venditore, no? Con il quale consegna qualcosa che mi ha chiesto. Ma da quello che lei dice, qua c'è una partecipazione intensa in prima persona del farmacista nei confronti di ciò che cede ai familiari dei pazienti malati, insomma, stiamo parlando di cure terminali e non solo. Quindi voi a questo punto, ecco, vi state imponendo in maniera diversa professionalmente. Questo mi fa piacere. Così o sbaglio? Assolutamente. Una cosa che è poco nota: la farmacia ospedaliera del nostro nosocomio, così come quella dell'ospedale di Sciacca e anche di Canicattì, insieme a quella poi degli altri presidi ospedalieri della nostra ASP, hanno al loro interno tre laboratori. In particolare quello di Agrigento e di Sciacca ha anche dei laboratori di galenica clinica. Cioè, noi non assicuriamo solo la mera e semplice dispensazione del farmaco già finito e quindi commercializzato dall'azienda farmaceutica al paziente, ma siamo nelle condizioni, lo facciamo, di preparare dei farmaci a dosaggi personalizzati. Da qualche anno, circa da 4 anni, noi abbiamo stipulato delle convenzioni, delle partnership con istituti a livello nazionale, quali il Gaslini di Genova, il Mayer di Firenze, il Bambin Gesù di Roma, del trattamento di quelle che sono le patologie pediatriche. Ritorno nuovamente al discorso della necessità dell'allestimento di farmaci orfani. Farmaci orfani sostanzialmente sono quei farmaci che le aziende farmaceutiche non producono su larga scala per ovvie ragioni di economicità, nel senso che non ne conviene all'azienda produrre un farmaco con un dosaggio personalizzato, perché nel processo industriale questo non è consentito. Noi prendiamo questi bambini, chiaramente della nostra provincia, appartenente alla nostra ASP, in carico, cosa che prima non poteva essere fatto. Quando magari provengono da altri istituti, quali il Gaslini, per l'appunto, una volta ritornati nella nostra provincia, noi siamo in grado e nelle condizioni di prenderli in carico e seguirli per tutto il loro percorso di crescita. Quindi allestire, preparare ad esempio delle capsule, degli sciroppi, dei colliri, delle creme, a seconda della patologia che dobbiamo andare a trattare, con dei dosaggi che cambieranno e cammineranno parallelamente al percorso di vita di quel bambino. Li porteremo fino alla crescita. Così come siamo nelle condizioni, con la nostra terapia intensiva neonatale, con l'Utin, di allestire delle sacche nutrizionali che consente al bambino che si trova ricoverato in terapia intensiva di poterlo nutrire con delle sacche nutrizionali che avranno delle componenti, quali quantitative diverse, che aumentano di giorno in giorno. E dico io, questa è un'esperienza bellissima, perché consente di diventare genitori una seconda volta, in quanto certo, tu il bambino lo prendi in carico e poi lo vedi all'atto della dimissione che è nelle condizioni di alimentarsi autonomamente. Quindi anche nel contesto delle farmacie ci sono in letteratura scientifica dei protocolli uguali per molti da seguire, attraverso quello che è il dosaggio dei farmaci, le posologie, insomma, quello che ha appena spiegato. Quindi seguite meticolosamente dei protocolli, non sono personalizzate nel senso che voi create quel farmaco a seconda della dose che necessita quella pediatrica di cui parlava. Cioè, ci sono dei protocolli da seguire in base all'età e alla patologia? Sì, a seconda dell'età e della patologia ci sono dei protocolli. Chiaramente i protocolli sono adesso internazionalizzati, soprattutto questo vale in ambito oncologico, in quello che è l'allestimento delle chemioterapie, che anche lì chiaramente non sono dei protocolli standard, sono internazionalizzati, ma cambiano da paziente a paziente a seconda della neoplasia da trattare e dalle caratteristiche del paziente stesso. Sono dei protocolli
internazionali che vengono condivisi a livello scientifico mondiale, che certo, quindi poi vengono applicati. È un'ottima procedura questo, perché consente ed evita soprattutto di incorrere in degli eventi spiacevoli come quello che è accaduto qualche anno fa al Policlinico, dove la non condivisione, tra virgolette, di un protocollo che di per sé era un protocollo assolutamente convalidato ed era, doveva essere chiaro a tutti, però che ha fatto incorrere in un errore. Noi per fortuna abbiamo dei sistemi che ci segnalano attraverso degli alert laddove ci sono dei dosaggi che superano la dose efficace consentita, che quindi proprio a seguito di questa ampia condivisione si spera, si ci augura che non succedano mai degli incidenti di questo tipo. Volevo proprio che lo dicesse, sì, questo. Volevo ci proprio permettono che lo sostanzialmente di garantire una terapia che sia efficace ma soprattutto sicura per il paziente. Per questo è importante la divulgazione medico-scientifica, perché la gente rimane attaccata a quella notizia, a volte enfatizzata, a volte esagerata, a volte pure sbagliata, che corre velocemente attraverso il web e attraverso le TV nazionali, dove in realtà il giornalista non è medico e magari spettacolarizza, no, quello che succede senza far capire, insomma, che alla fine uno non fa il fai da te, qua ci sono dei protocolli che vanno seguiti con professionalità e con grande responsabilità, perché poi rimane questo ricordo, cioè io ho paura perché chissà cosa combinano. Non è così, questo va chiarito. Molto, molto spesso mi fanno queste domande le persone, quindi io le rigiro proprio perché si possa fare chiarezza di come si procede nel mondo scientifico. E quindi volevo chiederle, ha detto Caslini, no? Quindi parliamo di patologie gravissime che affliggono i bambini. Nella sua esperienza, ma ci sono tanti bambini oncologici nella nostra provincia? No, secondo la mia esperienza, noi, poiché non trattiamo, non abbiamo un'oncologia pediatrica, quindi non potrei fornire una risposta che sia obiettiva ed esaustiva rispetto alla sua domanda. Ci è capitato nella mia esperienza, ma non in quello che è la presa in carico con terapie antiplastiche nel trattamento, questo no, ma nella presa in carico di pazienti pediatrici oncologici con terapie chiaramente orali o comunque domiciliari, di trattare qualche caso. Però su questa tipologia di paziente, poiché noi non siamo provvisti di un'oncologia pediatrica, non sono nelle condizioni di darle un dato che sia assolutamente certo, oggettivo e serio. Invece rispetto alla riflessione che lei faceva poc'anzi, la mia esperienza mi porta spesso e volentieri ad affacciarmi con pazienti che sono in trattamento presso altri nosocomi di altre province, e sono convinti che magari la somministrazione di un protocollo terapeutico sia diverso da ospedale a ospedale. Infatti, questo che non succede, non fosse altro che adesso abbiamo un'unica gara regionale dei farmaci, per cui tutta la Sicilia acquista gli stessi farmaci e poi condividiamo le stesse metodiche e le stesse tecnologie sanitarie. Bene, allora ultimamente in Parlamento è stato approvato qualcosa che sa di, insomma, stupefacente, possiamo usare questo aggettivo, che riguarda la cannabis, no? Le due cose, diciamo, che sono molto combinate nella definizione. Mi viene da sorridere perché penso a tanti giovani che pensano chissà cosa sia questa cannabis terapeutica, forse non hanno idea che non è qualcosa che si infili dentro una carta e si fumi, perché anche lì c'è ignoranza, dottor Argento. Vogliamo un po' spiegare di che cosa si tratta? Sì, l'ultimo intervento normativo che è stato approvato lo scorso dicembre ha di fatto agevolato e facilitato quello che è l'utilizzo della cannabis nel trattamento del dolore. Faccio una battuta che tale non è: tra le controindicazioni previste per legge, una delle controindicazioni previste è l'effetto euforizzante. Ah. Chiaramente questo in questo caso vale, viene da sorridere, nel senso sì, che lo spirito della norma chiaramente è stato quello di agevolare, ma soprattutto di favorire l'utilizzo della cannabis ad uso terapeutico. L'intervento normativo di fatto si è articolato in 7 punti fondamentali, il primo dei quali è stato quello di favorire, di aumentare la capacità produttiva, perché ad oggi sul nostro territorio nazionale l'unico ente autorizzato alla produzione della cannabis l'Istituto Chimico Militare di Firenze. Con questo intervento non solo si è dato la possibilità di aumentare
la produzione all'interno dell'istituto, ma si autorizzeranno altri stabilimenti alla produzione, nonché è stato anche previsto la possibilità di un'importazione facilitata da parte dell'Olanda, dove c'è l'azienda che ad oggi su scala europea è la principale azienda, Bedrocan, che produce i migliori quantitativi di cannabis per uso terapeutico. Poi altri interventi normativi importanti che si sono susseguiti sono stati quelli dell'obbligo di una maggiore formazione e informazione soprattutto a livello della classe medico-sanitaria e parasanitaria, poiché si è registrato una sorta di reticenza da parte dei medici dovuta anche alla scarsa informazione, ritengo. E se ce l'hanno quello, i medici, pensi sta dietro le quinte, no? Cosa pensa di questa cannabis, no? Esatto, sì, e le battute che ci stanno dietro anche ai lavoratori di cannabis a uso terapeutico. Cioè, cioè è una commediola e invece in realtà è di un'importanza veramente. Parliamone. Assolutamente, sì. Quindi diciamo l'obbligo di una maggiore formazione, dando delle indicazioni più chiare nella prescrizione, che di fatto adesso è facilitata. Il medico può prescrivere indicando semplicemente il codice alfanumerico del paziente, la posologia, la durata che non deve superare i 30 giorni, e hanno anche meglio specificato quali sono le indicazioni a carico del sistema sanitario nazionale, adesso con un'estensione. Ma non sono stati dispensati dal costo di chi sì, sono dispensati, assolutamente sì. Mi pare che giorni fa adesso il sistema... Il costo quello è di 9 euro al grammo della cannabis, più gli oneri chiaramente di preparazione del farmacista, perché adesso può essere dispensata sia dal farmacista privato, sì, e anche dal farmacista ospedaliero. Noi col dottore Alonce di fatto spero che partiremo, grazie anche alle sollecitazioni che lo stesso... Dottore Alonce, ce ne stanno due da noi in ospedale. Il direttore dell'ospice, che ha molto Alonce. Caro sì, questa allora, problematica. Aspetti. Allora, quindi nella nostra farmacia dell'ospedale San Giovanni di Dio adesso sarà dispensata la cannabis? Sarà dispensata, saranno fatte delle preparazioni di tipo galenico, che potranno essere di diverso tipo, che vanno dalla tisana, quindi dalla possibilità... Appunto, diciamolo, com'è che si fa uso della cannabis? Allora, per il trattamento del dolore, le principali modalità di utilizzo sono quelle che prevedono la decozione, quindi con un decotto proprio in tisana. C'è anche la possibilità di poterla vaporizzare, ma ciò implica l'acquisto di un vaporizzatore che attualmente in commercio è di un'unica tipologia, commercializzato da un'azienda, anche questa olandese, però ha un costo notevolissimo ed è per uso domiciliare. Ma non è come un aerosol? È come un aerosol, però ha una temperatura di vaporizzazione che arriva all'incirca a 210 gradi, che permette sostanzialmente di non disperdere. Sì, di non disperdere, ma soprattutto di non dare quegli effetti nocivi dovuti alla combustione, certo, del principio attivo. E poi c'è la possibilità di somministrarlo in estratti alcolici o anche sotto forma di olio, quindi per via sublinguale, o addirittura sotto forma di compresse gastroresistenti che consentono l'assunzione per via orale. Queste sono le principali modalità di preparazione galenico-magistrale che possono essere fatte dal farmacista. Comunque la più utilizzata rimane, nel caso del trattamento del dolore, quello per tisana, che consente una durata di 6 ore circa, ma soprattutto un'insorgenza dei benefici dopo un'ora circa, quindi abbastanza veloci per il paziente. Quindi scientificamente è dimostrati i benefici. Assolutamente. Dall'uso di cannabis in determinati tipi di patologie. Quindi noi parliamo di terapia del dolore, ma quali sono le patologie che si confanno, insomma, all'utilizzo, positivamente parlando, dell'uso della cannabis? Le principali patologie chiaramente sono quelle oncologiche, il dolore che viene generato da patologie oncologiche, ma anche viene riservato il trattamento ai pazienti affetti da HIV, nonché anche ai pazienti affetti da sclerosi multipla o pazienti affetti da dal Parkinson e da sindrome, da una lesione del midollo. E poi viene anche utilizzato con un secondo effetto che è assolutamente positivo, quali stimolanti dell'appetito. Questi sempre in pazienti affetti da anoressia, da cachessia, che hanno la necessità, chiaramente in ambito oncologico, pazienti affetti da HIV, che hanno il problema, la problematica di una inappetenza e che quindi necessitano di aumentare lo stimolo dell'appetito. Viene anche utilizzato nel trattamento del glaucoma, perché ha un effetto ipotensivo nella sindrome di Tourette, per intenderci, e quindi ha anche questa estensione
nel trattamento. Sono tante le utilizzazioni. Sono assolutamente tante. Della cannabis. Ecco, i giovani, se solo ascoltassero queste trasmissioni, ecco, è un modo per far conoscere anzitutto a loro cosa sia la terapia con cannabis, visto che poco fa dicevo con Mediuola, perché ne stanno facendo, insomma, proprio per mancata informazione, per ignoranza a riguardo, un po' un modo per scherzarci su. Invece c'è poco da scherzarci, è una cosa assolutamente seria che ha degli effetti assolutamente veri, ecco. Quindi l'utilizzo della cannabis adesso anche a livello di un ospedale verrà messa a disposizione, ma richiesta dai vari reparti che ne possono richiedere, oppure per esempio il professore Schumè, no? I chirurghi sono conosciuti da sempre come coloro i quali il dolore si deve sopportare, è vero professore Schumè? Non vuol dire di no, la terapia sul dolore per voi è un fatto, il dolore ci sta, il taglio c'è stato, si deve sopportare, ecco. Non tutti possono richiedere la cannabis, potranno richiedere, appunto, la cannabis. Sono dolori di malattie invalidanti, sì, croniche. Sì. Le patologie sono quelle che le ho appena indicate. Chiaramente questo ultimo intervento a livello parlamentare ha facilitato, ma soprattutto credo, il mio auspicio è quello che metta nelle condizioni la classe medica, ma anche i farmacisti che poi sul territorio operano, di prescrivere e dispensare con maggiore consapevolezza e maturità di quello che è la possibilità nell'armamentario del medico e del farmacista di offrire un'alternativa assolutamente valida al dolore, perché il dolore sostanzialmente è una condizione logorante sì, che debilita il paziente non solo a livello fisico ma anche a livello psichico. Guardi, dovrei interrompere un attimo perché, come dicevo all'inizio di trasmissione, abbiamo parlato dei suicidi la scorsa puntata, e proprio una stragrande maggioranza di suicidi negli uomini avviene nella consapevolezza di una malattia terminale e nella proprio incapacità di sopportare il dolore, ecco. E quindi spesso si ricorre a distruggere la propria vita perché non si trova nessuno spiraglio per uscire fuori da queste condizioni. Quindi sono condizioni pesanti, logorano sia la psiche sia il fisico, ecco. Quindi lì la cannabis può avere una sua importanza, no? Quasi, assolutamente sì. Assolutamente sì, rappresenta, ripeto, una validissima alternativa, ma mi auguro che sia anche una soluzione definitiva al problema che lei poc'anzi diceva, e che possa abbassare l'indice di mortalità dovuto a condizioni. Esatto, anche, sì. Ma io le chiedo, non so, l'esperienza adesso è nuova, no? Nei confronti della cannabis. Ma ci sono delle controindicazioni? Cioè, allora, nei giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti, e fra queste la cannabis è considerata tale, cosa succede? Lei poco fa parlava, viene utilizzata anche nei pazienti anoressici perché stimola l'appetito. Il meccanismo è semplice da comprendere per noi medici, sarà devastante a livello organico perché distrugge vitamine, distrugge tutto ciò che poi a quel punto l'organismo chiede al cervello: recuperami quello che è andato perduto perché mi è stato distrutto. Quindi nel caso, ecco, di questi pazienti che hanno problemi ben più grossi, no, del problema vitaminico o di altre sostanze più o meno importanti che fanno parte del nostro organismo, ci sono degli effetti collaterali? Ci possono essere? Allora, le controindicazioni chiaramente riguardano le condizioni di partenza del paziente. Chiaramente l'utilizzo della cannabis è controindicato in pazienti che possono avere dei disturbi psichici, che hanno dei problemi a livello cardiaco, che hanno un'insufficienza epatica importante. Quindi in queste condizioni va da sé che l'utilizzo della cannabis è controindicato, ma inserito in un contesto più ampio, quale quello del trattamento coadiuvante di una patologia neoplastica, dove gli effetti sono diversi e sono frutto di condizioni della patologia stessa che determinano l'insorgere di un dolore che va crescendo, chiaramente la cannabis non presenta delle controindicazioni. Sarà cura del medico all'atto della prescrizione raccogliere tutti i dati del paziente. Chiaramente il medico, lo specialista ospedaliero, conosce benissimo, così come il medico ovviamente di medicina generale, le condizioni per cui arruolare un paziente in trattamento con cannabis non credo comporti
delle difficoltà nella scelta in ambito prescrittivo da parte del medico, ma viene fatta con assoluta tranquillità e maturità del medico all'atto della prescrizione. Un'ultimissima e velocissima domanda: è dose peso dipendente, cioè o la quantità è uguale per tutti? Allora, il peso sicuramente è una componente, ma chiaramente quello che determina poi la quantità di cannabis nell'ambito della prescrizione è legata alla scala di analgesia che si vuole raggiungere per ovviare alla problematica del dolore. Grazie, dottore D'Argento, anche lei è abbastanza chiaro. Allora, professore Sciumè, siamo alla conclusione. Un messaggio da inviare a coloro i quali si trovano di fronte al piccolo schermo. Poco fa vi ho fatto la battutaccia, la terapia sul dolore, ma se lo immagino tutti gli operati in chirurgia fare uso della tisana di cannabis per alleviare le sofferenze, non sarebbe male, Le devo dire che 10-12 anni fa mi trovavo a Roma e ho assistito a una conferenza dell'Agenas dove si parlava del consumo della morfina nel post-operatorio. Si è visto che c'era una notevole discrepanza tra il nord, centro e sud, misurandolo in fiale di morfina che si somministrava. In Sicilia purtroppo eravamo il fanalino di coda, perché si usano meno morfina e si usavano farmaci gastrolesivi per il dolore, che sono antinfiammatori e antidolorifici, mentre la morfina, come che stupefacente, è un antidolorifico centrale. Da allora le mie prescrizioni nel post-operatorio, d'intesa con gli anestesisti, sono cambiate. In che senso? Mettiamo noi una pompa cosiddetta antalgica. In questa pompa antalgica loro mettono alcune fiale di morfina associate ad altri farmaci come il tramadolo o qualche altro farmaco. E vengono dispensate nell'arco delle ore. In questa pallina così piena di liquido c'è un dispenser che minuto per minuto dà un certo quantitativo. Abbiamo notato che i pazienti la sopportano meglio nel post-operatorio. La sopportazione, certo, è diversa. Non sono gastrolesivi, perché se noi usiamo i derivati dell'aspirina, danno problemi allo stomaco come le emorragie digestive. Certo. Mentre in questo non c'è. Allora, il mio messaggio... Il messaggio è lo sa qual è? Dovrebbe essere il suo messaggio? Rendiamo i pazienti più allegri, facciamoli sorridere, così producono le endorfine, che sono degli oppioidi uguali a praticamente la morfina, perché sono le nostre morfine endogene, così stanno tutti bene. Come fanno nei reparti di pediatria. Esatto, nei reparti dovremmo di pediatria fare così, ormai produrre hanno... più endorfine. Il mio messaggio è molto semplice. Sì. La prevenzione. Noi siamo diventati centro pilota per la prevenzione del cancro del colon retto e adesso insieme al direttore dell'unità operativa di oncologia e all'unità operativa semplice di oncologia, dottore Butera e dottore Savarino, ci stiamo apprestando ad aprire la breast unit per quanto riguarda la mammella. E allora le vere prevenzioni sono quelle che poi rendono meno difficile la vita nel futuro, perché andare a togliere un polipetto di 10 mm oggi si va per via endoscopica. Questo stesso polipetto fra 5 anni diventa un cancro con una resezione o con metastasi addirittura. Lo stesso dicasi per la mammella. Togliere un piccolo tumore di 10 mm, di 8 mm. Prevenzione. Oggi, quindi prevenzione. Attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci, è vero. E ne avete scoperti di tantissime. È vero. Considera che di l'anno scorso, in 14 mesi che sono là, abbiamo fatto 86 interventi di cancro del colon retto. Quanto è importante la prevenzione, lo dico sempre. Ecco, è vero, ne dobbiamo fare dono prezioso di ciò che ci raccontate, perché la salute e la vita è bella davvero e ce la vogliamo vivere fino in fondo, e soprattutto, oltre che in quantità, in qualità. In qualità. Non vogliamo disabilità, inabilità e sofferenza. Basta questa sofferenza, che sia la cannabis o che non sia la cannabis. Dottore Argento, basta sofferenza, ne sentiamo tantissime. Grazie ai miei ospiti di studio.
E io vi lascio ancora una volta con la prevenzione, e questo è riferita al melanoma. Conosciamo il nostro corpo, impariamo a conoscerci bene. Guardatelo, è simpatico, ve lo dico sempre, e vi aiuta anche ad orientarvi in quali punti del nostro corpo questi bellissimi puntini colorati di scuro, purtroppo, ahimè, qualche volta possono tradirci. Grazie e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine.